Bentrovati da Sport Today in primo piano il basket, perché ci sono diverse novità in casa Virtus. Intanto oggi è stato annunciato l'ingresso di un nuovo partner al 40%, si tratta di Cribis, società del gruppo CRIF, e vi leggiamo anche le dichiarazioni dei responsabili attraverso il comunicato. A parlare è Massimo Zanetti, presidente della Virtus. Diamo il nostro benvenuto a Cribis, che rappresenta un partner importante per assicurare il rafforzamento della nostra società. Il sostegno del gruppo CRIF contribuirà a consolidare il posizionamento della Virtus e di fatto dà il benvenuto ai nuovi soci. Risponde il presidente e amministratore delegato del gruppo CRIF, Carlo Gherardi, che dice: entrare a far parte della Virtus, che rappresenta un'eccellenza nello sport, ci riempie di orgoglio, siamo contenti di dare un contributo ad affrontare le future sfide e soprattutto a radicarci ulteriormente nel territorio. È chiaro che alla luce di questo quadro la Virtus ha un nuovo socio al 40%, ha anche lo stesso allenatore, ovvero Sergio Scariolo, che questa mattina in una conferenza stampa ha annunciato la sua permanenza, onorerà il contratto un altro anno insieme, ha anche raccontato in modo molto chiaro e diretto che la società gli ha già anticipato quale sarà il nuovo scenario per la prossima stagione. Non ha fatto riferimenti precisi, ma si è capito che c'è un ridimensionamento, ma che per lui è comunque una sfida, che l'accetta con coraggio, e soprattutto gli è piaciuto l'essere franco e diretto da parte del club nei suoi confronti, così non ci saranno equivoci. Ma direi che a questo punto possiamo sentire direttamente le parole di Sergio Scariolo, un estratto della lunga conferenza. Ribadisco il concetto che la mia permanenza è legata alla presenza di un contratto, alla mia decisione di onorarlo, a come mi trovo personalmente e familiarmente, alla motivazione per fare il mio lavoro nel modo migliore possibile. Non è legata a una potenziale estensione in nessun modo, e che sono perfettamente cosciente che la situazione sarà completamente diversa rispetto a quella che mi venne prospettata quando arrivai, per le circostanze che esistono e che verranno spiegate sicuramente molto meglio di me dalla società. Lo scenario sarà diverso, quindi non è che no, ma gli avevano detto che no, non mi avevano detto che, mi hanno detto la verità, mi hanno detto le cose così come stanno, lo apprezzo, hanno avuto una trasparenza encomiabile nello spiegarmi che appunto che le cose, diciamo la cornice economica, per ragioni che mi sembrano assolutamente rispettabili, soprattutto per una, perché chi poi deve prendere queste decisioni le fa con criterio, perché parla del suo, e perché tutti ci ricordiamo, pensiamo, voi molto meglio di me, dove saremmo se quelli che devono prendere queste decisioni non fossero entrati, no, in questa società. E le prime notizie di mercato che riguardano la Virtus sono quelle in uscita, perché è ufficiale: Jaité al Monaco e Mannion al Baskonia. Queste sono le prime notizie di mercato, si attendono anche ovviamente gli ingressi, ma come ha spiegato Scariolo sarà una sfida anche quest'anno, nonostante ci siano scenari diversi. E allora facciamo il punto di mercato adesso invece del calcio, ma magari partiamo anche dal basket, collegandoci con il nostro Luca Pinkerle. Buonasera Luca, ben trovato. Allora, abbiamo confermato le due uscite in casa Virtus, ci sono già anche nomi in entrata, c'è già qualche nuovo scenario in casa bianconera prima di passare al calcio? Oggi di fatto è stato un giorno per Scariolo di dichiarazioni riguardo a quello che è stato il bilancio della stagione, ma la programmazione per la prossima inizia veramente da adesso. È troppo presto definire quello che sarà il futuro del mercato della Virtus. Sono previsti incontri per parlare di quella che sarà la strategia di mercato, ma ancora non sono arrivate comunicazioni. Certo, vengono seguiti diversi profili per quello che sarà soprattutto l'Eurolega dell'anno prossimo, che ancora deve essere ufficializzata. Anche su questo Scariolo si è detto abbastanza sicuro di attendere soltanto l'ufficialità per quanto riguarda l'Eurolega, e con l'Eurolega, nonostante il ridimensionamento economico, vorrà dire che comunque saranno fatti investimenti per cercare di rinforzare la rosa.
E adesso passiamo invece al calcio con tutte le ultimissime in casa a Bologna. La pista più calda al momento è quella che porta un difensore centrale, Luca? Sì, il Bologna con l'infortunio di Soumaoro cercherà di rinforzarsi il prima possibile già dai primi giorni di ritiro per quanto riguarda il difensore centrale. Il profilo seguito con più interesse è quello di Sam Beukema dell'AZ, che quest'anno ha fatto un exploit in Olanda e in Conference League, un giocatore che viene seguito già da ormai sei mesi dal Bologna, che anche a gennaio lo ha cercato per la sessione estiva, quindi un lavoro prolungato quello di Sartori e di Di Vaio. Prezzo del giocatore intorno ai 7-8 milioni di euro. Il Bologna cercherà di abbassarlo il più possibile, ma anche il giocatore dovrebbe gradire la destinazione. C'è un intreccio di mercato molto interessante per quanto riguarda Beukema, perché anche l'Atalanta lo stava cercando, ma sembra aver virato su Isaac Yen del Verona come prescelto per la difesa. Si sta parlando in queste ore di una possibile contropartita dell'Atalanta in favore del Verona per cercare anche un'intesa sul prezzo con Miranchuk, che potrebbe diventare giallo-blu, e quindi con l'Atalanta che definisce un altro difensore, il Bologna potrebbe avere più spazio per andare alla ricerca di Beukema. Nomi per il centrocampo e l'attacco, e poi ti salutiamo. Grazie Luca della rapidità con cui ci porti all'interno di tutte queste operazioni di mercato. Luciano Valente del Groningen, un giocatore che il Bologna sta seguendo, nato in Olanda ma rappresenta l'Italia Under 20, su di lui c'è già mezza Serie A, quindi potrebbe essere un problema questa forte concorrenza per il classe 2003. Per quanto riguarda l'attacco, c'è Barro che viene sempre seguito in uscita dal Fenerbahce, che potrebbe inserire anche Rossi come contropartita tecnica per cercare di abbassare un po' il prezzo, anche se il Bologna spera di incassare almeno 10-12 milioni a salire per quanto riguarda il Gambiano. In caso di cessione di Musa Barro si segue da vicino l'argentino Santiago Pierotti, su di lui c'è la concorrenza dell'Argentina ma anche del Torino in Serie A, che lo sta seguendo da vicino. Il prezzo è di 4 milioni, con il giocatore che sta prendendo in queste ore il passaporto comunitario. E allora grazie come sempre al nostro Luca Pinkerle per tutte le novità e gli aggiornamenti di mercato. Grazie. E a proposito di Pierotti, che ovviamente è l'attaccante argentino che stimola di più la fantasia, ieri sera ne abbiamo parlato anche al Pallone nel 7, lo conosce o quantomeno si è informato sulle caratteristiche del giocatore anche Fabio Bazzani, che ci ha detto la sua su questo giocatore e anche sul momento di Arnautovic, che come sapete settimana scorsa aveva dichiarato in nazionale di provare dolore al piede, di non riuscire ancora a giocare come vorrebbe. Allora sentiamo il suo commento proprio su questi due aspetti. Questo ragazzo argentino, ho approfondito un po' di video perché mi interessava, e insomma sicuramente si vede che è un buon prospetto, ha grande anche struttura, grande piede, e poi mi sono informato bene da lei, ho visto che lui addirittura nasceva come centrocampista centrale in una linea 4 di centrocampo. Questo denota anche il fatto che ha un buon piede, cioè un piede anche di qualità. Giocatore, come ha detto Luca, ad oggi magari non ha realizzato tanto, però sicuramente è un giocatore importante perché ha piede a uno contro uno, può ricoprire, nonostante lui di piede destro, ha giocato sempre sul senso di marcia, però in teoria può giocare. Quest'anno ha giocato molto da secondo attaccante più che non da esterno offensivo, quindi chiudiamo gli occhi, pensiamo al calcio di Motta, è un giocatore che ci sta, no? Ovviamente quello è un problemino che lui si porta dietro, si ascolta ancora, non l'ha messo, si ascolta, vuol dire che è un giocatore che va in campo condizionato, cioè ascoltarsi nel calcio vuol dire che prima di fare il movimento libero di testa e guardare la palla ascolti come sta la tua nota dolente fisica, poi ci vai sopra, poi una volta la senti, no? Però non è un giocatore libero di testa, attualmente insomma al di là, ecco, magari della scelta pokeristica, però può essere anche stato proprio un senso di frustrazione. Quando un giocatore non sta bene deve anche buttare fuori, sfogare un po' quella che è la frustrazione per non sentirsi bene, giocare a mezzo servizio. E quindi insomma mi viene da dire che la situazione è un po' complicata, nel senso perché anche senza questo tipo di problemine e dichiarazioni non sarebbe stato facile secondo me trovare la soluzione giusta per Arnautovic, volendo monetizzare come il Bologna legittimamente vuol fare, perché comunque è un giocatore di 34 anni, perché comunque è un giocatore che sicuramente noi sappiamo che è forte, però una squadra della fascia del Bologna
può investire tutti quei soldi per Arnautovic, cioè richieste del Bologna più quel tipo di ingaggio, un'altra squadra che lo prende a fare tra virgolette la riserva della grande può fare un investimento per, cioè non è facile comunque liberarsi di un giocatore che è forte, ma pur sempre 34 anni, quest'anno ha giocato e non ha giocato, ha presentato qualche problemino fisico e quindi insomma mi viene da dire che non sia la svolta giusta tra virgolette, perché lui alla fine rimanga qua. E con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione, grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di ETV.